Buonasera, cominciamo dalle prime notizie, dalle buone notizie. Bruxelles ha approvato, ha dato il via libera al programma 2014-2020 presentato dalla Regione Campania per la spesa dei fondi europei. È una buona notizia, non tanto per l'approvazione di Bruxelles che era un po' scontata, quanto per i contenuti di questa programmazione. Io non entrerò nel dettaglio, però basterà soltanto una esemplificazione per capire che in effetti si è in qualche modo voltata pagina. Poi naturalmente una cosa sono i programmi e un'altra cosa, ben altra cosa, sono le esecuzioni dei programmi. Però io sono rimasto molto colpito, no? Da una voce, la percentuale di fondi di questa programmazione, si tratta, badate bene, di qualcosa come 4 miliardi e 100 milioni di euro, questa è la spesa programmata per il 2014-2020, e la cosa che colpisce è l'alta percentuale di fondi destinati alla ricerca, all'innovazione. Sono anni che si discute di questa storia scandalosa, bisogna dire, e cioè di una regione Campania che è un po' lo specchio, oltretutto, delle politiche governative, è stato per tanti anni lo specchio delle politiche governative, di una regione Campania che ha sempre speso pochissimo per la ricerca e per l'innovazione, che sono poi i settori che effettivamente possono garantire, sostenere lo sviluppo. Abbiamo visto negli anni scorsi che, ma quando c'è stata proprio tantissima generosità, no, da parte della Regione Campania, la percentuale destinata alla ricerca era più o meno del 3-4%, ma davvero cifre importanti rispetto a quello che c'era stato in precedenza. In precedenza ci aggiravamo sull'1%. In linea, come dicevo, con quello che lo Stato, che il governo centrale praticamente da sempre destina alla ricerca. Bene, in questa programmazione è stato previsto un ben 13% dei fondi saranno destinati alla ricerca. È una ottima notizia, così come è un'ottima notizia un altro capitolo di questa programmazione che riguarda l'ambiente. L'ambiente che poi ingloba in una certa misura, come derivata diretta, anche il capitolo dello sviluppo turistico, di quello che si vuole fare del progetto di sviluppo turistico della Regione Campania. Bene, per l'ambiente, in questo senso, in senso molto ampio, per l'ambiente è previsto ben il 24% dei fondi strutturali europei. È certamente una buona notizia, alla quale poi si affianca un'altra ottima notizia che riguarda l'Irpinia e riguarda in modo particolare, al di là delle infrastrutture eccetera che pure sono state programmate, riguarda il progetto pilota dell'Alta Irpinia. Per la verità De Luca aveva, no? Si era impegnato a dare una maggiore attenzione rispetto al passato alle aree interne. Bisogna dire che ha mantenuto questa promessa. Ci sono 4 aree interne nella regione Campania verso le quali c'è molta attenzione nella programmazione dei fondi europei. Una di queste 4 aree è l'Alta Irpinia, il progetto pilota dell'Alta Irpinia. Qui si prevede un investimento, non abbiamo ancora le cifre a disposizione, ma si prevede un investimento complessivo che dovrebbe andare sui 100 milioni di euro, una bella cifra che può fare la differenza e tentare, ecco, di riportare l'Alta Irpinia ai livelli di sviluppo che purtroppo non è riuscita ad avere
con il processo di ricostruzione e sviluppo, appunto, come si chiamava. Però, ecco, ci sono sempre i però, non vado nel dettaglio degli altri numeri, interessava esemplificare con queste cifre. E il però qual è? Il però è che dobbiamo stare molto attenti, no? Quando questi soldi si cominceranno a spendere. Dobbiamo stare molto attenti. Qualcuno ha gridato non tanto allo scandalo quanto alla sorpresa per ciò che la Procura ha immaginato che sia accaduto nell'amministrazione provinciale, cioè nella burocrazia dell'amministrazione provinciale di Avellino. I fatti sono freschi di settimana, un funzionario, un geometra, è finito agli arresti domiciliari con un'accusa molto pesante, l'accusa di concussione, di frode, eccetera, di turbativa d'asta, accuse molto molto pesanti, e poi, insomma, secondo le ipotesi, parliamo di ipotesi naturalmente, della Procura, ci sarebbe stato un giro di tangenti. Noi eravamo abituati, no, con Mani Pulite, a pensare alle tangenti del 3%, e qui pare addirittura che le tangenti abbiano toccato sotto forma sotto una forma un po' complicata, complessa, no? Sarebbe stato imposto ai fornitori, cioè alle imprese che hanno vinto determinate gare per l'edilizia scolastica, peraltro sempre le stesse imprese, sempre le stesse 5 imprese per le quali ci sono state anche delle misure cautelari. Insomma, si imponeva a questi fornitori, a questi vincitori di gara, di fare uno sconto del 20%, che secondo l'ipotesi formulata dalla Procura della Repubblica non era uno sconto, ma era ciò che le imprese dovevano mettere da parte per darla a qualcuno, evidentemente alle persone che si lasciavano corrompere. Perché c'è poco da meravigliarsi? Cantelmo lo ha ripetuto più volte. In questa provincia non è questa provincia, non è più questa provincia un'isola felice, ammesso che lo sia mai stato. Soprattutto non possiamo dire che in questa provincia non ci sia la corruzione, insomma saremmo l'unica provincia al mondo dove non c'è la corruzione, e senza poi la corruzione non si spiegherebbero nemmeno tante ricchezze, non si spiegherebbero tanti tenori di vita, specialmente di tecnici e anche di politici, che con lo stipendio che guadagnano, con quello che guadagnano, non potrebbero consentirsi certe cose, a meno che non ci vengano a raccontare la favola della moglie ereditiera oppure della lotteria di Capodanno. Bene, c'è stato, il problema è appurarlo, il problema è vedere, il problema è dimostrare, e le cose si possono dimostrare quando c'è, mo ci vuole, tanta ricerca, quando c'è tanto impegno. Per un bel po' di tempo, per la verità, questo impegno da parte della magistratura avellinese, anche se c'è stato, nessuno se n'è accorto. Con Cantelmo le cose oggettivamente sono parecchio cambiate, no? Cantelmo va a fondo, Cantelmo nei reati della pubblica amministrazione, nelle ipotesi di reato ci mette il naso e tanto più, e le cose stanno cominciando a venire a galla. Perché dobbiamo stare attenti alla spesa dei fondi europei? Perché dovremmo cercare di evitare, no? Questo sarebbe il buon senso comune, ma il buon senso comune può avere qualche effetto se ci stanno anche dei controlli, e se i controlli vengono stimolati da chi, rappresentando in qualche modo l'opinione pubblica, riesce a stimolare certi controlli. Dobbiamo stare attenti perché, signori, tutto quello che finisce in tangenti, tutto quello che finisce in corruzione, non è qualcosa che non venga sottratto a noi. Tutto quello che è corruzione è roba, è danaro che viene sottratto
alle nostre tasche, perché è denaro pubblico, e quando il denaro pubblico viene sperperato attraverso forme di distrazioni o, come sempre più spesso accade, attraverso forme di corruzione, quel denaro pubblico sottratto alle casse dello Stato, della Regione, dei comuni, della provincia, è denaro che in qualche modo verrà richiesto a noi in termini di imposizioni fiscali, eccetera, eccetera. Bisogna stare attenti perché, come dice Cantelmo, questa non è più un'isola felice e non è affatto vero che la politica in questa provincia sia diversa dalla politica delle altre province, non è affatto vero che abbiamo una classe dirigente politica di persone pronte alla beatificazione. Probabilmente è vero il contrario. D'altra parte, che ci siano stati anche fenomeni voluti dalla politica o coperti dalla politica, se non di corruzione classicamente intesa, ma di clientelismo sfrenato, incarichi progettuali dati in un certo modo, addirittura si è avuta la sfacciataggine di dare incarichi di consulenze per decine di migliaia di euro addirittura a segretari politici di qualche partito di questa provincia, cioè c'è tutto il clima adatto in questa provincia perché qualcuno o più di uno possa essere tentato dai soldi che stanno per arrivare, perché questi sono soldi veri, attenzione, non sono promesse, i fondi europei sono soldi veri, e se soltanto per il progetto pilota dell'Alta Irpinia sono stati accantonati, almeno dalle cose che si sentono, ben 100 milioni di euro, trattandosi di soldi veri, cerchiamo di stare attenti perché potremmo ritrovarci o con alcuni arricchiti in più che se la faranno franca per l'ennesima volta, perché evidentemente si sono ben ammaestrati, no, in tanti anni di politica, e quindi riescono a rubare senza farsene accorgere, oppure, signori, passeremo ancora una volta per una provincia che utilizza i soldi pubblici in un certo modo. Abbiamo già subito, per la verità, ingiustamente un processo mediatico che andò sotto il nome di Irpinia Gate. Si sta avvicinando, no, questa tempesta di danaro, grazie a Dio, per l'Irpinia. Speriamo che non dobbiamo soffrire la stessa cosa che abbiamo sofferto tanti anni fa. Queste sono le buone notizie che vengono dalla Regione, e poi ce n'è un'altra alla quale voglio soltanto accennare e semplificare in via molto molto veloce, perché l'abbiamo già abbondantemente trattata nei telegiornali, e la notizia è che finalmente sembra, mettiamoci tanto di condizionale anche questa volta, sembra finalmente che la Regione, insomma, li avrà illuminati il buon Dio. Ma d'altra parte non possiamo prendercela con De Luca, adesso è arrivato, ma sembra che finalmente si siano resi conto in Regione Campania, se almeno le cose che ha detto il consulente per la sanità del governatore Coscioni, che è una persona non soltanto molto a modo, ma è una persona che viene dal mondo medico-sanitario e ha una competenza specifica in materia, se è vero quello che ha detto qualche giorno fa proprio in Irpinia, intervistato dalla nostra Anna Guerriero, e cioè che bisogna smetterla con gli sprechi, bisogna smetterla di immaginare che possiamo avere ospedali a distanza di pochi chilometri, con dei doppioni in diverse branche della sanità, nella ginecologia, nell'ortopedia, nella chirurgia, eccetera. Se tutto questo è vero, e che poi corrisponde, perdonatemi così un attimo di non di autocelebrazione, ma di autoriconoscimento, circa un anno fa noi ci siamo permessi di dire, sfidando anche un po' l'ira del sindaco di Solofra, che se l'è presa male, ma evidentemente perché non ha voluto capire il problema, un anno fa circa noi abbiamo sostenuto proprio da Prima TV che avere due ospedali con le stesse branche di specializzazione
a distanza di 7 minuti d'auto, perché ci vogliono 7 minuti per raggiungere l'ospedale Landolfi dall'ospedale Moscati, era un lusso che non potevamo consentirci. A parte il lusso, era ed è una cosa che di fatto deprime anche la possibilità di fare buona sanità, perché così come si sta verificando, ed era già nell'aria un anno e mezzo fa per il blocco del turnover, non soltanto, ma anche per gli altri tagli che sarebbero stati apportati alla sanità, cosa che poi puntualmente è avvenuto, così come era prevedibile, i turnover sono ancora bloccati. Quando si sbloccheranno ci daranno un po' di unità, ma niente che potrà essere adeguatamente proporzionato alle esigenze che hanno il Moscati da una parte e il Landolfi dall'altro. Cioè, noi abbiamo tra il Moscati e il Landolfi poco personale al Landolfi e poco personale al Moscati, con specializzazioni duplicate tra il Moscati e il Landolfi. Abbiamo una doppia ginecologia e ostetricia, abbiamo una doppia chirurgia, abbiamo una doppia ortopedia, eccetera, eccetera. Allora l'ipotesi che avanzammo fu proprio questa: sentite, abbiate pazienza, poiché questi ospedali distano 7 km, 7 minuti d'auto l'uno dall'altro, accorpate le specialità in maniera che la somma del personale può rendere un servizio migliore sia per l'utenza di Solofra che per l'utenza dell'ospedale Moscati. Finalmente sembra che stia passando questa idea, speriamo che Coscioni convinca De Luca, ma credo che il governatore ne sia già di per sé convinto, e che si riesca ad arrivare finalmente ad una soluzione di questo tipo, che ci toglierebbe di dosso l'incubo del turnover e che soprattutto metterebbe nella condizione sia il Moscati che il Landolfi di utilizzare al meglio il personale che ha e di soprattutto sostenere al meglio le eccellenze che abbiamo sia al Moscati che al Landolfi. Dobbiamo chiudere la prima parte di questo venerdì, pochi secondi di pubblicità e dopo il resto, a tra poco. Questa sera aspettano tutti lo stesso uomo, elogiato da molti, rispettato da tutti. Quest'uomo ha prestigio, autorità, fascino. Sa esattamente quello che vuole. E questa sera continueranno tutti ad aspettarlo. Perché stasera ha scelto di stare con la sua famiglia. Nuova Volkswagen Passat. Devi cambiare i tuoi infissi e non sai cosa scegliere? E allora? Scegli infissi in legno o in legno alluminio, gli unici a consentire una ventilazione naturale della tua casa, come richiesto dalle nuove norme in materia di qualità dell'aria. Sostituiamo i tuoi vecchi infissi senza effettuare opere murarie, con nostro personale altamente specializzato. Produciamo inoltre persiane e grate blindate in acciaio, con particolari sistemi di chiusura e di tenuta per la sicurezza della tua casa. Rubicondo, zona industriale di Avellino. Per la sostituzione dei tuoi infissi potrai inoltre usufruire della detrazione fiscale del 65%, installando infissi a risparmio energetico Rubicondo. Bene, seconda parte del venerdì, un po' più breve per la verità. In queste settimane abbiamo avuto ospiti diversi sindaci a Prima TV, alle tribune politiche di Prima TV, ma già da questi pochi sindaci che sono venuti, ve ne cito soltanto alcuni: Bianchino di Montoro, Capone di Mirabelle Clano, Palmieri di Montemarano, Salzarulo di Lioni, quindi già una mappa, no? Una mappa rappresentativa delle diverse aree di questa provincia, e il risultato è emerso che un po' tutti questi amministratori denunciano in maniera garbata, con i fatti, con dei ragionamenti molto molto seri e soprattutto con dei documenti, denunciano la difficoltà ormai ad amministrare per l'assottigliamento delle risorse che lo Stato trasferisce agli enti locali e ai comuni in modo particolare.
Io credo che la politica dovrebbe prendere molto sul serio questa circostanza, perché vedete, la qualità alla fine, no? Nella sostanza delle cose, la qualità della politica, specialmente oggi in questa fase, si misura dalla qualità dei servizi pubblici locali che la politica riesce a garantire. Però se non si mettono gli amministratori nella condizione di poter offrire dei servizi pubblici locali decenti, senza dover necessariamente ricorrere all'esasperazione della imposizione fiscale, quella locale, signori, non se ne viene fuori. Da una parte non riusciremo nemmeno più a qualificare un amministratore, a dire se un amministratore è bravo o meno, e dall'altra parte i servizi pubblici locali migliori non li avremo. Dico questo per introdurre questa crisi al Comune capoluogo di Avellino. Io non so come finirà, credo si possa dire che già sia finita molto male per i tempi che si stanno perdendo, per lo spettacolo non proprio dignitoso che si sta dando, soprattutto che si è già finita male per il Partito Democratico. E siamo al punto che di politica bisogna parlare. La gente è sempre più annoiata rispetto anche alle trasmissioni di politica, però attenzione, non commettiamo l'errore, perché diversamente faremmo un favore proprio alla politica, quella cattiva politica, che se non si sente censurata, se non avverte il fiato sul collo e oggi fa le porcherie che sono sotto gli occhi di tutti, figuriamoci un pochettino, in assenza di controlli e quindi anche di discussioni pubbliche, figuriamoci un poco questa politica che cosa sarebbe capace di fare. Allora, c'è in atto, perché poi questa è la causa di tutto, no? C'è in atto nel capoluogo, e non soltanto nel capoluogo, attenzione, un po' diffuso in tutta la provincia di Avellino, nelle cose che contano, c'è in atto una crisi che viene molto prima della crisi al comune capoluogo, e che è la crisi di identità, di qualità, lasciatemi dire, del Partito Democratico. A fronte anche dello sforzo di qualche democratico, a fronte di qualche sforzo molto molto appassionato di qualche democratico, la verità vera è che questo partito in provincia di Avellino, e non soltanto in provincia di Avellino, non ha consistenza. Non soltanto in provincia di Avellino. Questa mattina, per chi ci ascolta in prima battuta, sul Corriere del Mezzogiorno è apparsa un'intervista di una persona che io stimo tantissimo, ma penso di essere una delle tante, delle centinaia di migliaia di persone che stima Biagio De Giovanni. Biagio De Giovanni, un professore, un filosofo, ma soprattutto una persona di grandissimo spessore etico, una persona competente, uno che ha cervello, che ragiona, il quale a proposito del Partito Democratico ha detto, e a proposito della città di Napoli, no, per tutto quello che sta accadendo, dice testualmente: Napoli non ha più cervello e non ha più un partito leader, per dire che il PD, che è il partito più strutturato oggi, non ha un leader, non ce l'ha né a Napoli, figuriamoci in provincia di Avellino, e che se Napoli non ha più cervello, cioè non ha più una guida, è esattamente la stessa cosa che accade in provincia di Avellino e che accade nel capoluogo in modo particolare. Ora, si sta per consumare questa farsa, perché di questo si tratta, dell'impeachment, no? Della sfiducia. La sfiducia al segretario provinciale del PD, Carmine De Blasio, il quale è un povero Cristo, ma lo dico senza assolutamente immaginare di svalutare la persona, nella maniera più assoluta, anzi vi dico di più, vi dico quello che penso. All'interno del PD provinciale
Carmine De Blasio, per intellettualità, per livello culturale, per pulizia mentale, per comportamenti etici, credo che sia il meglio. Ecco, credo che non ci sia qualcuno pari di Carmine De Blasio in questa provincia. Magari starò dicendo anche un paradosso, ma al confronto con gli altri soggetti sulla scena mi pare che questo giovane che con tanta passione fa politica. Ora, crocifiggere da parte del Partito Democratico questo segretario con delle motivazioni che sono semplicemente assurde, per la semplice ragione che non sono motivazioni, sono delle scuse, si arrampicano sugli specchi, dà l'idea questa storia, senza entrare nel merito e nelle loro beghe, ma dà l'idea di che cosa effettivamente sia il Partito Democratico in provincia di Avellino. Mi fermo alla provincia di Avellino, ma si potrebbe parlare di quello regionale, dicevo, allo stesso modo. Il PD in questa provincia è il niente assoluto. Qualche tempo fa, per la verità, qualche tempo fa, ma per motivi diversi, per chi era interessato, Ciriaco De Mita disse che il Partito Democratico è il nulla assoluto, parlava anche di quello nazionale, eccetera, eccetera. Probabilmente ha ragione. Ma in provincia di Avellino, signori, un partito che crocifigge il proprio segretario soltanto perché nella scelta dei candidati alla regione, non il segretario De Blasio, lui l'ha fatto formalmente, ma sostanzialmente l'hanno fatto gli altri, non viene candidato Tizio anziché Caio, eccetera, eccetera, a me sembra una bruttura che grida vendetta, non tanto per il PD, ripeto, in sé, ma per il fatto che il PD è il partito di questa provincia. Io mi sono convinto che il PD continui a fare quello che fa, cioè confusione, cioè caos, cioè niente in questa provincia, non soltanto per la qualità della sua classe dirigente, un leader questo partito di provincia di Avellino non ce l'ha, il meglio è Enzo De Luca, senza fare battute, per carità, di cui il meglio è Enzo De Luca, ma Enzo De Luca non è un Nicola Mangino, Enzo De Luca non è men che meno un Ciriaco De Mita, insomma, voglio dire, stiamo ad un livello di appena sufficienza se guardiamo alle leadership che hanno governato i partiti e la politica di questa provincia. Ma sta approfittando il PD già a questo deficit di qualità intrinseca, sta approfittando anche del fatto che gli altri partiti sono praticamente scomparsi, è scomparsa Forza Italia, sentite più parlare di Forza Italia in questa provincia, non esiste più, non per colpa di Sibilia, non per colpa di Gambacorta, per carità, per colpe che vengono da lontano, che fanno capo a Berlusconi, ma non si sente parlare più di destra, non si sente parlare più di altri partiti, l'unico partito che grazie al suo rappresentante D'Agostino riesce ancora a dire qualche cosa in questa provincia è Scelta Civica, ma non per Scelta Civica, per D'Agostino. E allora in tutto questo clima il PD ci sguazza, cioè il PD non trova la capacità di fare autocritica, di guardarsi allo specchio e quindi di immaginare di rigenerarsi nella maniera giusta. La sola cosa che sa fare per le lotte intestine, per le beghe interne, è quella di crocifiggere un segretario come se De Blasio fosse diventato in questa città, in questa provincia, il male assoluto, la causa dei mali del PD e della provincia intera. Lasciatemelo dire, somiglia molto questa storia a un'altra storia che si sta consumando nel comune capoluogo. Ida Pugliese, che è assessore alla cultura al comune capoluogo, non me lo ha chiesto, ma io mi offro di fare il suo avvocato difensore d'ufficio, non in un processo, non nelle aule di tribunale, ma in questo processo politico, mediatico che si è aperto nei confronti di questa ragazza che avrà i suoi limiti, per carità, ma che ha un grande pregio,
ha il pregio di essere una persona certamente per bene. Una persona certamente per bene, che è stata scelta da un'altra persona per bene, che è appunto D'Agostino, per il comune di Avellino, perché evidentemente D'Agostino ha pensato di mettere lì, come assessore in rappresentanza di Scelta Civica, una persona per bene. È un limite, signori, io non lo so se è un limite con i tempi che corrono e con quello che abbiamo in questa città, se è un limite mettere una persona per bene. Poi magari sarà stata messa al posto sbagliato, non lo so, non voglio entrare nel merito, però il fatto che, mo ci vuole, come De Blasio, no? Che tutti i guasti, che sono enormi, del comune di Avellino, tutte le inadempienze che vanno da certi rovinosi, da certe rovinose scritture del bilancio, che vanno ad una programmazione lenta, che vanno alle beghe che si consumano quotidianamente e nella sede del Consiglio Comunale in modo particolare, con i cantieri che vanno a rilento, con tutto quello che volete in questa città che ha perso l'identità, e non da oggi, attenzione, e non per responsabilità soltanto o di Foti o esclusivamente di Foti, ci mancherebbe. Signori, qui sta passando l'idea, nel processo mediatico che si è aperto, che i guai di questa città dipendono da questa povera ragazza Ida Pugliese. Ma vogliamo scherzare? Vogliamo scherzare? Qual è l'idea che possiamo farci della classe dirigente amministrativa della città capoluogo quando i consiglieri comunali specialmente del Partito Democratico, o forse esclusivamente del Partito Democratico, le uniche cose che riescono a fare e a dire, ma a fare soprattutto, è puntare l'indice contro l'assessore alla cultura, attaccandolo sul piano proprio culturale. Come se, che devo dirvi, i Gianluca Pesta, i Livio Petitto e gli altri come si chiamano loro, mi riesce anche difficile ricordarmi i nomi, tanto sono praticamente politicamente uguali a nulla, come se tutti quanti gli altri fossero usciti chissà dalla Sorbona, da Oxford, da Cambridge, insomma gente che parla di cultura e che utilizza il metro della cultura rispetto ad una persona che è certamente una persona per bene, anche se non ha vinto ancora l'Oscar, no, della letteratura italiana, il Nobel, chiedo scusa, pensate un po' da quali pulpiti vengono le prediche. È una assurdità anche questa paradigmatica della qualità, del livello miserabile di questa classe dirigente amministrativa. E manco a farla apposta, attenzione, poiché poi si sovrappongono e combaciano in maniera perfetta la classe dirigente politica del Partito Democratico e la classe dirigente amministrativa del Comune di Avellino, torniamo al punto di partenza. Il PD sta scaricando sulla città e sulle persone per bene della città, sta scaricando la sua crisi di identità, sta scaricando tutte le sue crisi interne, soprattutto sta scaricando la incapacità di parlare di politica, di proporre cose che abbiano una valenza politica, e tutto questo è semplicemente vergognoso. E allora, e chiudiamo questo venerdì, io mi permetto di dare un consiglio, anche qui non alle persone con un nome e un cognome, ma a persone che ormai rappresentano, no? Rappresentano i punti, rappresentano la vicenda di crocefissione da parte di una classe politica amministrativa che non potrebbe fare certe cose perché non ha i titoli morali e politici per fare certe cose. Io mi permetterei di suggerire con molta umiltà sia a De Blasio che a Ida Pugliese, che sono
vittime dello stesso sistema, non parlo delle loro qualità, non mi interessa, mi interessa però sottolineare il pulpito dal quale partono certe accuse e certi giudizi. Io mi permetterei umilmente di dire loro: dimettetevi, dimettetevi, toglietevi da questa baraonda, perché tutto sommato, questo palcoscenico, questo teatrino, questa farsa che è diventata la città di Avellino come amministrazione comunale, niente a che vedere con i cittadini, questa farsa che è diventata il Partito Democratico, non vi meritano, cara Ida Pugliese, caro Carmine De Blasio. Uno scatto di dignità, uno scatto di orgoglio. Sbattete la porta. Buonasera.